Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gioco. Come vedete si chiama Pamela, Pamela. Qua su Vanessa in TV, naturalmente ragazzi, per i giochi alla van. Oggi proveremo questo gioco qua. Il gioco è dagli sviluppatori editori NVYVE Studios. Allora, esplora, combatti e sopravvivi come un dormiente risvegliato in una città utopica caduta devastata da un'orribile malattia. Con una serie di armi high-tech, interfaccia utente altamente coinvolgente, consapevolezza di tutto il corpo e molto altro, Pamela offre un'esperienza di sopravvivenza intensa e spietata. Versione completa disponibile su Steam e su GOG. Ok. Ragazzi, non c'è molto da dire, voglio andare direttamente sul gioco per vederlo insieme a voi. Quindi, iniziamo. Ok. Allora, new game, vai. Ho abbassato già gli audio, infatti l'avevo già saltato prima. Permadeath of Melee Only. Vabbè, no. Sì, va bene. Ma non so se. Non è un multiplayer, cioè nel senso. Boh. Vabbè, vediamo. Questo qua mi ispirava perché ho visto delle belle immagini di gameplay e ho detto proviamolo. Intanto vediamo se scattiamo o meno col gioco, perché essendo un FPS di solito lo sapete che abbiamo il problema dello scatting. Dello scatting! Infatti se scatta faccio subito il cambio di grafica e inizio già a vedere che inizia. Spero che non scatti. Ok, inizia A ragazzi. flash of light, from darkness to the countless firing circuits in my mind. My creators, Jacob and Emma, looking down at me. Eden, they told me, would be my home. Che A marvel figata. of technical and social engineering. As time went on, my creators taught me to watch over and protect the citizens, my citizens. The creation of the arm connected me with each and every one of them, allowing me to feel their emotion and see through their eyes. With each passing day, they made me feel more and more human. Medical breakthroughs all but eliminated disease as we delivered vaccinations through each citizen's arm. For a time, Eden was a utopia. Until everything changed. They began turning on each other, blind with madness. Their bodies twisting and contorting. I tried to react, to slow the madness. But with each passing day, my hope began to fade. As I watched my creators tear each other apart, I shut myself away. Alone in the darkness, I cut myself off from Eden and waited for it to end. Until I realized I had one final hope. You. Frozen in stasis, untouched by the virus, you could help me save my people. I'm sorry. I don't wish this nightmare upon anyone. I can still hear their screams of desperation in the dark. But I need you to wake up. Time to explain. My name is Pamela, and I've woken you up in my city, Eden. Ok, eccoci ragazzi, scusate, ma c'avevo mia figlia che è spuntata in camera, quindi ho mutato un secondo. Allora, io se non ho capito male il gioco. Be careful. The citizens of Eden have been changed.
Perché non mi hai fatto muovere? Ok. Ho visto sta cosa, infatti, cioè, allora, da quello che ho potuto... Sì, ok. Crouch, sì, salto, va bene. Questi qua sono i classici. Questo come caspita si prende? Come cos'è? Ok. Soldi. Cos'è sta a fare qua? Ah, questo qui, scusate, è una specie di inventario dove metterci gli oggetti? Mi sa di sì. Questo è il nostro inventario. Figo, ragazzi, bello. Aspettate un po'. Wow. Bello come inventario, ragazzi. Mi sconfiffera, molto bello. Attenzione. Comunque, dicevo, il gioco, da quello che ho capito... Cioè, allora, noi praticamente siamo... una forma di qualcosa che ok, qua sono tutti uguali. In questo mondo fantomatico chiamato Eden, a quanto pare, a parte che non capisco come cazzo si apre. Ok, non lo so. Ci sarà una maniera? Non lo so. Vabbè, adesso vediamo. Ho capito praticamente che c'è su giù un bordello e a quanto pare le persone. Ok. A quanto pare le persone sono impazzite, diciamo. E quindi, essendo impazzite le persone, sono diventati tipo delle specie di... Sembrano tipo degli zombie, sembrano, sono sincero. Non era voluto, con gli zombie il gioco, però vabbè. E come caspita faccio adesso a uscire dal gioco, da questo? No, move items. Non ho item, gioco? Perché non mi apri la... Ok. Ah, scusate. Le vecchie abitudini. Ok. Fico. Cioè, vabbè, io allora, lo sapete, non amo molto i giochi in prima persona. Però questo sembra carino, sembra vederlo così. Poi quelli sci-fi ne abbiamo giocati un pochettino, quindi possiamo anche dire la nostra un pochettino su sti giochi qua. Beh, use pickup. Un altro posto dove poter mettere oggetti. Ma scusate, non capisco una cosa. Se è un posto dove possiamo mettere oggetti. Search. Boh, vabbè. Cioè, ci sono troppi posti dove mettere oggetti. Mi sembra strana come cosa. Sbaglio il tasto. Ce la posso fare. Forse. Ok. Sempre uguale. Va bene. Oggetti vari. Attenzione, questo qui è un contenitore. Aspetta. Pick all item. Perfetto. Questo qui dovrebbe essere una specie di cura. Vediamo. Upgrade. No, è un upgrade questo qui. Probabilmente per noi. In effetti noi abbiamo bisogno di un upgrade. Salvage. Ah, salvataggio è questo qua. Ok. Sta roba qua niente, possiamo andare avanti. Mi piace molto la grafica comunque. Mi è sempre un po' il problema secondo me del mio computer che non è proprio di ultima generazione, però cerchiamo di soppesare giocando bene. Qua non c'è niente. Comunque dobbiamo guardarli tutti sti qua, a quanto pare. No, sbagliato. Ok. Qua non c'è niente. Guardare lì, sempre uguale. Qua c'è qualcosa. Attenzione. Attenzione, pick up all the items. Allora, intanto possiamo ogni tanto scannerizzare. Sì, ma non ho capito. R per scan. T? Cos'è sto a fare? Switch modal. Ok.
Non ho ancora trovato un nemico, però. Io sto continuando a esplorare, ma non ho ancora trovato nemici. E sbaglio il tasto. Ok. Un altro oggettino. Coi soldini. Qua. Niente sempre. Di qua. Niente. Computer niente. Cose niente. Possiamo andare avanti. Food and drink. Mantenere vitale. Ah, ok, per curarci il cibo. Vabbè, sì. Oh, cazzo. Aspetta, ti? Ok. Ah, aspetta, c'è una maniera di scannerizzarlo. Ti? Select item, scroll. Ok, no, non lo so, boh, non me lo scannerizza. Ma io vado ancora un secondo qua. Ho visto che non si muove, quindi finché non si muove va bene. No. Ok. Pick up. Gli oggetti li prendo tutti, poi adesso vediamo anche cosa servono, perché sicuramente serviranno qualcosa. Ok, vediamo un secondo l'inventario, prima di far cose, eccetera. Questo, ok, un drink, questo qua. E ok, altra roba dell'inventario, non c'è nient'altro. Upgrade. Shield Armory, Color Reward. Vabbè, ok. Dovrò combattere così. Non fa niente questa. Che cazzo? Pick up item, interact with object. Ma quindi ci sono anche oggetti che non ho guardato, volete dirmi? Scusate ragazzi, lo so, io faccio. Sapete come sono io. Milk. Eccoli, cibi. Ci sono andato proprio. Scusate il termine, a cazzo duro nel gioco. Senza neanche tanto di stare a guardare. Ma in effetti. Questa Looks è like this chiusa. container is locked. You'll need to bypass its security code routines to open it. E come? Locked containers are usually protected for a reason and often hide valuable Hacking. equipment. Hacking. Ok, penso di aver capito. Next. Skip tutorial. Ok, aspetta. Sì. Allora, devo costruire questa immagine qua, ho capito. No, aspetta. Ma che caspita faccio a scrollarlo? Perché non me lo scrolla? Niente, non riesco a farlo. Oh. Perché non me lo. Ah, dovremmo capirlo un secondo, sta cosa dell'hacking, ma va bene, ok. Non so perché, ma non me lo fa più aprire questo qua. Forse perché ho sbagliato a crearlo, non lo so. Anche provandoci, cos'è questo milk? Sì. Non me lo fa fare. Vabbè, ok, andiamo avanti. Altrimenti qua ci mettiamo tutto il tempo a prendere oggetti e basta, non faccio un pifro nel gioco. E voi dovreste vedere almeno un minimo di gameplay. Questo? Sì, ma allora. Ok. Possibile contaminazione. Vabbè. Ok, qua ci sono scritte tipo probabilmente le cose che sono successe, eccetera. Qua niente, qua niente, qua niente. Today deals. Ah, attenzione. Cosa sono questi? Stock 1.
Purchase now 250. Ah, se qua sono cibo che posso comprare. Ok, vabbè. Quarantena. Qua? Qua c'è una password. Oh, fermi, 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 fermi. Ma non posso neanche. There is no, there is more to the, this story. Ma chi è sbloccato? Sì, ma quindi. Vabbè, quindi qua non possiamo entrarci. Qua posso entrarci. Caspita. Io so che sto andando a incasinarmi qua, sappiatelo. Ok. Qua ce n'è una persona, ma boh. Vabbè, io andrei avanti, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede. Sicuramente morirò da stronzo. Poco ma sicuro, lo so già. Mi conosco. Più che altro la cosa strana è che non trovo nemici. Ci sono solo robot. Ci sono solo per il momento. È questo che mi inquieta. Mi inquieta più questo che trovare un nemico. Perché i nemici, sapete, si possono combattere. Eh sì. Ok, hacking. Penso di aver capito. Ok. Aperto, sbloccato, hackerato. Cosa abbiamo trovato? Equipment. Eh sì, grazie, sono capace di equipaggiare un oggetto. Weapon, ok, use, equip. Gearing up, equipment sbloccato. Eh sì. Ok, questo l'ho capito, ma vorrei capire come utilizzarlo però. Ah, aspetta. Ok, ho capito come si utilizza. Ottimo. Keycode. Ah, ottimo questa cosa qua. Allora potrebbe essere riferita a quel keycode qua. Ok, vediamo se è questo. Code 4701. Allora. Ma allora. Io come dovrei fare, scusate, per indicare un oggetto? È quello che mi chiedo io. Gioco. What? Non posso menare. E con la E non me lo fai. Ah no, me lo fai adesso con la E, ok. Allora, 47 0 1. Beh, open. Prendi. Tutto qua. Cos'è che vedi qua che mi hai fatto pick up? Pick up. Ma c'è un. You can expand your IVG storage capacity Ah, la using luce. expansion modules like the Oh. one you just found. Immaginavo ci fosse un qualcosa riferito alla luce, però. Ok, ora ci capiamo. Ora ci capiamo. Ottimo.
Qua c'è anche uno morto, male. Ok, ora che viene la luce possiamo vedere anche bene qua dentro. Perfetto, andiamo, andiamo ragazzi. Vabbè, andiamo. Sto video magari ve lo faccio leggermente più lungo perché voglio vedere un pochettino dove dobbiamo andare a parare il gioco. Tanto sono sempre dell'idea che se un gioco volete vedere com'è, ve lo guardate comunque anche fossero 40 minuti. Quella è viva. Pensavo di doverla seccare, ma non mi ha cagato di striscio, cioè nel senso, chiacchiera e basta. Bah, vabbè. Molto strana come cosa. Vabbè, io continuo a prendere oggetti e far cose. Ok, qua mi sa che iniziamo poi la vera parte, diciamo. Di gioco. Niente. Attenzione. I cessi. Qua c'è un cesso, ma non c'è niente, ok. No, pick up. Non vedo. Gioco non be... Babà. Ok, va bene, va bene, va bene. Qua posso aprire, ma voglio andare prima in quello delle donne. Niente. Niente. Pick up. Niente. Al momento è molto di... Esplorazione. Cioè. Niente. Volevo fare anche un minimo di combattimento, ma. Al momento non sto trovando. Non sto trovando una. A parte che. Abbiamo delle armi abbastanza stupide. Per il momento, ma. Vabbè. Ma quindi io posso combatterci contro di lei? Please refrain from damaging. If you please seek, if you seek, please if you need anything, please let me know. Non mi mira neanche. Quindi secondo me lei non è cattiva. In effetti l'IA forse non è cattiva ora che ci penso, perché sono solamente gli infetti, come diceva nel gioco. Ci può aver senso, ci può aver senso. Ok. Io sto prendendo tutti gli oggetti possibili e immaginabili che ci stanno droppando, ragazzi, ma giù pesante proprio. Ok, qua dovevamo prima, perfetto. Basta. Ok, ragazzi, allora, qua niente. Io inizierei a provare ad andare di qua. E qua mi sa che inizierà il bordello. Altri manichini. Niente. Questo? Ah. Del lime. Soldi. Se una di queste si anima, ragazzi, io faccio un salto dalla sedia lungo quanto una casa. Avete presente? No, io ve lo dico, così lo sapete. Però per il momento non sto, veramente non sto trovando niente. È strana come cosa.
Questo? Un limone. Va bene. Ma stiamo giocando a Fruit Ninja? Oh cazzo. Mi sa che mo succede qualcosa. Riciclaggio? Ah, quando li usiamo gli oggetti. Ok. Beh, è un gioco ecologico almeno, no? Che dite, ragazzi? Rispetto all'ecologia, ci sta, ci sta. Io continuo a prendere oggetti che penso mi curino, suppongo. Vieni ciccia, vieni, vieni. Beh? Cogiuda! Perché? Ah, aspetta, ok. Ok, questa qua però era un po' pippa. Cioè, nel senso, non ci ha fatto niente. O sono stato troppo veloce io che l'ho combattuta subito. Non lo so, comunque, vabbè. Abbiamo trovato un nemico pippa. Non saranno tutti così, sono sicuro. Questo? Piglia, piglia. Piglia, piglia. Vorrei però ricaricarmi un po' di più l'arma, perché al 70% c'è l'arma, non è molto bello avercela così bassa l'arma. In questi giochi qua specialmente. Poi bello che non trovo niente nei vari... Ah, oh, qualcosa finalmente. Questo? Niente. Questo? Water bottle. Creato l'acqua. Ok. Diciamo che secondo me è forse un video in questo qua di gioco, ragazzi, non rende come farci giocarlo un po'. Mi sa che dovrebbe essere uno di quei giochi, questo qui, da giocare un po', secondo me. È molto più... Cioè, nel senso, si scoprirebbe molto di più, sicuramente. Abbiamo incontrato un nemico, intanto. Non riusciva a capire neanche lui chi cazzo fossi io, nel senso, quindi, figurarsi noi lui. Però, nel senso, adesso vediamo. Sì, andiamo ancora un attimo avanti, dai. Ah, ok, qua proprio non c'era un piffero, però. Però abbiamo trovato il whisky, attenzione. Eh già, qua era bloccato, però. E quindi si era bloccato di là. Mappa c'è? Esiste una mappa? Sì! Ottimo! Ottimissimo, direi. E... Ok. Però ciò vuol dire che... Fermi un attimo. Noi qua ci siamo... Cioè, noi siamo andati di qua, siamo andati. Ma non ho visto tipo porte o altro. C'era solamente quella grata che però... Come cazzo la faccio ad aprirla? Sta grata qua. E così la apro, sei un coglione, Van, perché c'era l'affare. Sì, ecco, qua diciamo che è un punto un po' di merda. Questo sicuramente si rianima. No, non si rianima. Ok. Faccio prima andarci sopra al cadavere. Ok. Ok. Mi piace però la cosa che appare all'improvviso la tipa ogni tanto. Perché il gioco si è salvato?
Ho visto l'iconcina del salvataggio del gioco. Perché si è salvato? Why? YMCA. Hacking. Ok, ecco, sta cosa qua io devo capirla ancora. Ma no. Allora. Ah, ok, adesso me lo fa, perfetto, finalmente. Potrebbe essere questo e questo. Invece tu potresti essere. Ok, non è quello sotto, quindi quello sopra. Ok, giusto. Hacking. Cosa vuol dire? Ma allora, scusate. Questo è giusto. E questo è giusto. Questo dovrebbe essere giusto. E questo è giusto. Vedi? Ah, fa un brodo. Cacchius. Che cacchio. Qua mi piace quando c'è scritto Security Alert. Che security? Sono tutti morti qua. Tanto noi continuiamo a prendere soldi su soldi. Via. Siamo i più ricchi della stazione, certo, siamo gli unici vivi. Gli altri sono tutti sminchioli. Ci credo. Ok, io controllo sempre, che non sa mai. Allora, qua potrebbe attivarsi, aprirsi tutto, ma. Ok. When they speak, the pace of each syllable takes many cycles of time. I often use the excess time reworking algorithms or communicating with hidden subsystems. What? Cos'era quel suono? Oh, gioco. Calmo, eh. Non facciamo iniziare a far cagare in Manovan, per piacere, eh? Ok, questa qui è un'altra storia. Adesso non ve lo sto leggendo, però sono in inglese, quindi devo stare a tradurre, non ce l'ho voglia. Voglio più che altro adesso giocare un attimo e capire un attimino com'è. Ma nemici? Ma dove cazzo sono i nemici qua? Ok, adesso me li sto chiamando io da solo, lo so, però. What? Se. Ok, hackeriamo. No! Ok, hackerato. Mi piace tantissimo sta cosa dell'hacking, ragazzi. Ma proprio tanto. Cioè, giocare così con l'hackeraggio anche degli oggetti è veramente figo. Vediamo un secondo l'inventario. Allora, questo intanto che cos'è? Medical health, ok. Water bottle. Firehouse Whiskey. Energy Cell. Ammo. Ah, ok. Ok. Dove cazzo lo si metterà l'ammo? Non lo so. Però abbiamo le ammo. L'importante è quello. Vodka? Vodka, come cazzo l'ho detto? Vodka. Storage upgrade. Gli upgrade però. Dove me li dava più gli upgrade qua? Ah, ok. Vedi, vedi, vedi che posso metterli allora su. Gli upgrade. Fermi. Allora. Forse così, no? No, vabbè. Dorsal solo, però l'ho trovato. E questo. Remover, upgrade. Use. Non posso utilizzarlo. Use. Neanche. No, questo posso utilizzarlo. Va bene. Vi chiedo sempre scusa per il cane, ma ragazzi, non ne posso niente. È un cagaminchia il cane che ci abbiamo sopra noi di casa. Quindi non ci posso far niente. Ok. Continuiamo giù di qua. Ma vedere comunque tutti sti corpi così, madonna. Prima o poi qualcuno si alza. Io lo so. Perché il jumpscreen ci sta. È giusto. È giusto adesso, cioè. Non stiamo trovando nessuno. È giusto che te lo facciano il jumpscreen. Qua là è un robot.
Spero sia un robot. Sì, sia un robot. Cosa? What? Perché sta cosa? Babà, non facciamo domande. Sento dei rumori. Da dove arrivano però? Questa cos'è? Power station e breakers. With the 8th district and can be used to request the power from Eden Central Reserve. Ah, ok. Ah, è per dar luce. Ah, è per dar la luce, ho capito. Vabbò, ok. Diciamo che non stiamo migliorando particolarmente. Cioè, veramente, il nemico ne abbiamo trovato uno solo finora. Ma sicuramente... E la musichetta di nuovo. Che fastidio sta musichetta quando parte. La cosa divertente di questi giochi è che mi metto più angoscia io da solo che il gioco in se stesso. Non so se ci avete fatto caso, ragazzi. Nuovo oggettino, forse spero interessante. Originally, Jacob would converse with me every day, even insisting on being called my creator. I only understood the concept years later. Ok. Vediamo un secondo l'inventario. Aspettate, ragazzi, perché ci hanno dato altri oggetti. Adrenalina abbiamo trovato nel gioco. Abbiamo trovato l'adrenalina, ragazzi. Vabbè, niente. Ok, abbiamo trovato l'adrenalina, ragazzi. E cose non ci servono ancora, ragazzi, perché naturalmente siamo ancora... Call elevator, no. Siamo ancora full vita, non ci hanno attaccato. O per meglio dire, abbiamo attaccato noi, ma l'abbiamo sdrumata subito. Questo? Altra cosa di hacking? Bella, mi piace. Allora... potrebbe. Sì, è così. Bella. È di nuovo una di quelle macchine che sta che è sclera. Si è attivata da sola. Vabbò. E se ne va. La cosa bella è che qua abbiamo hackerato, ma pensavo di trovare almeno qualche oggetto interessante, ma non stiamo trovando bene. Do you need directions? No, non ho direzioni. Direttive, scusate. Scusate, direzioni, bellissime. No, ok, niente. Altra storia dell'autopsia di questo David. Ok, beh, allora, sono sicurissimo, ragazzi, che il gioco ha quel qualcosa che sicuramente lo fa intrippare, poco ma sicuro, perché sono quei classici giochi, questi qua, che di esplorazione, che partono tranquilli e poi tipo diventano il bordello assoluto. Ne sono sicuro, quindi... Per il momento non mi sta dispiacendo, perché comunque sto esplorando tantissimo, quindi non mi sta dispiacendo. La fase action l'ho vista un po' meno, naturalmente, però mi sto divertendo ad hackerare, quello sì. Adesso che ho capito come si hackera, mi sto veramente molto divertendo ad hackerare. Molto divertente come hackeraggio, diciamo. Quindi, per il momento, boh, non mi sta dispiacendo. Sì. Non mi sta dispiacendo a livello di gioco per il momento. Esplorativo, fai cose. Dai. Abbiamo trovato anche un po' di cosine nuove. Fai vedere cos'è questo. Portava Buidable. Ok. Sbaglio il tasto.
Ok, bah. Volevo solo trovare ancora un nemico, ma qua trovare nemici è un po' un optional. L'uva. Però continuiamo a trovare tutta la frutta. Per quello dico che è Fruit Ninja, eh. Cioè, troviamo tutta la frutta, troviamo, ragazzi. È pazzesco. Dai, ancora solo un nemico che vorrei far vedere ai ragazzi. Dai, dai, su gioco. Fammene trovare uno. Ce l'andiamo proprio a cercare? Dai, andiamocela a cercare. Giusto da farvelo vedere, più che altro. Adesso vedi che arrivano in 14.000. Ci fanno il culo. Quello che cazzarola è? Cos'è questo? Forse non dovevo farlo, quello che ho appena fatto. Oh cazzo! No, maledetto. Muori male. Vabbè, un nemico l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato anche vari oggetti su di lui, perfetto. Sì, comunque sto rumore qua praticamente fa attirare, mi sa, i nemici. Sì, sicuramente. Va bene, ragazzi, dai. Allora, fatemi sapere intanto che cosa ne pensate. Sicuramente mi piacerebbe riprenderlo in mano come gioco perché potrebbe. Allora, tu hai rotto le palle. Aspetta, scusami, perché non lo fa? Ma non posso. Oh, fa un brodo, cacchio di oggettino, sminchiolo. Ok, stavo dicendo. Sicuramente sono molto curioso di riprenderlo in mano, quindi più avanti sicuramente voglio riprenderlo. Per il momento comunque interessante, cioè nel senso, boh. Sicuramente la storia è intrippante. Io l'ho. Adesso l'ho vista giusto così molto frammentaria perché non avevo tanta voglia neanche di tradurla. Sicuramente poi mi rivedrò il video e cercherò un po' di capire che cosa trattava la storia. Però già tipo una cosa così, comunque ci sono i nemici che a quanto pare sono umani, che si sono trasformati per colpa di questa fantomatica epidemia, ho visto qualcosa laggiù, va bene. E è un po' come ai giorni nostri, però nel senso l'epidemia non è zombesca ai giorni nostri. E detto questo, ragazzi, dai, allora, intanto va bene. Intanto vi dico già che il gioco lo trovate su Steam a vediamo subitissimo a quanto, che ve lo dico. Allora, a 22,99 euro lo trovate su Steam al momento. Non è scontato? No, non è scontato. Quindi, ragazzuoli, vedete un pochettino voi che cosa ne pensate. Fatemi sapere nei commenti come al solito. E ci vediamo alla prossima, sempre qua su Valentino TV, naturalmente, ragazzi, con un nuovo gioco dei giochi alla Van. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao!